Buona domenica a tutti quanti, è la mezza, ci siamo svegliati un po' tardi stamattina, ci siamo svegliati alle 11 e adesso stiamo andando da mia nonna a Castellarano, quella che abita sotto mia madre, e perché mangiamo là. Poi vi faccio vedere la cucina di mia mamma, che gli è arrivata la cucina nuova, adesso ve la faccio vedere appena arrivo su. Qua abbiamo Fede col camion nuovo, se si sbriga. Arriviamo anche. Forse è arrivato il nonno. No, è arrivato lo zietore. Vieni giù, dai. E niente, adesso aspetto che Fede scende le scale con molta tranquillità. E poi ci vediamo da mia nonna. Ok, Gisella, lo porto pure là che vivo io con questi. La settimana lo porto su a pure là. Bellissimo. Lo mettiamo qua. No, io no. Io stanno aspettando te. Ti piace la cucina della nonna? Sì. Bella. Allora, questa è la cucina. Qui c'è il forno, ci ha messo il microonde, la macchina del caffè. Questo è bello. Il piano cottura. Adesso c'è un po' di casino perché sta mettendo a posto. Il lavandino. Molto molto bella. E qua c'è la lavastoviglie. Ragazzi, guarda tutto quello che c'è qua. Bello. Arriva fino a qua. Arriva. Sì. Molto molto bella, vero Tato? Sì. E poi, vabbè, hai già messo a posto qualcosa, eh? Le posate. Tento. Tento. Qua c'è la cappa. Qua sotto. No, è bella, è bella. Vero Tato? Sì. È dura, ragazzi. Ah, non avete visto? Non avete visto quello? Ah, e qui c'è una mensola, come si dice mamma? A libreria, dicono, ma... Una? Dicono, si chiama libreria. Una libreria, dicono, ma non è una libreria, che ci ha messo i funghi. E queste sono le ciotoline del sushi, che adesso prima o poi rifacciamo. Eh? E carina, qua ci metterà delle cosine, che adesso andremo a prendere, questo è il mazzo di fiori che io ho preso io. E adesso sta mettendo a posto, c'è tutta questa roba da mettere a posto. Andiamo giù, torniamo dalla nonna che ci stanno aspettando per il caffè. Mm? Io. È dopo. Ehi. Andiamo. Allora, siamo a casa e abbiamo fatto la capanna io e Fede, adesso ve lo faccio vedere, è presto, sono le 3. Lorenzo è andato nella casa a fare alcune cose e noi qua abbiamo fatto la capanna. Ciao! E ho... Non mi vedete, perché sono sotto la capanna. E sotto la capanna non lo vedete. Ho un sacco di cose da fare qui in casa, scusate, non mi vedevate. Ho un sacco di cose da fare qui in casa e adesso piano piano mi ci metto a farle. Non ho voglia neanche un pochino perché fuori... C'è un tempo bruttissimo, piove, continuate a non vedermi perché non sono abituata col telefono a registrare, e piove fuori e guardate il casino che c'è sul tavolo. E essendo una giornata brutta mi scoccio a fare le cose, vorrei stare sdraiata a leggere, ma devo fare le cose in casa. Quindi armiamoci di pazienza, intanto portiamo di là Teddy. Dovrei fare anche un sacco di video di make up perché ho delle cosine nuove da farvi vedere, ma non riesco. Domattina mi devo andare a fare le unghie, quindi anche no. Domattina porto Fede alle 9 all'asilo, alle 10 ho le unghie, alle 11 e mezza, alle 11 finisco e alle 11 e mezza devo andare a prendere Fede. Quindi non ho tempo, limitato. E quindi domani è una giornata che non riesco a fare nada. Non so se Fede lo porto da mia madre, perché anche lei avete visto un sacco di cose da fare, con la cucina nuova, deve mettere tutto a posto, e oggi ovviamente stamattina si è stata presto, messa a posto, e oggi pomeriggio va a giocare a carte da mia zia, giustamente, ci sta, e quindi finisce domani, ma domani non glielo porto perché capisco che lui vuole giocare, mia madre non ha tempo, e quindi
si annoierebbe e mia madre gli dispiace, ma insomma, poveretta, giustamente deve mettere a posto perché insomma, deve mettere a posto la cucina. Immagino io quando sarà il mio momento di mettere a posto tutta la roba della cucina, tutta la roba, perché io poi non ho solo la cucina, ho anche la camera di Fede, il bagno, tutto quanto, quindi ho un sacco di cose da fare. Spero di arrivare presto ad andare nella casa nuova. Speriamo. Adesso metto su un film, ovviamente, I Me Contro Te, a Fede e io mi metto a pulire. Che sciocco. Allora, siamo sul letto. Sta facendo merenda. In verità sono quasi le 6, ma gli è venuto un languorino, quindi gli ho dato una Kinder fetta al latte. E stiamo aspettando Lorenzo, che in verità è andato via oggi pomeriggio alle 3, è andato nella casa a fare qualcosina. E stiamo aspettando A che fare un po' di fili. sia a tirare un po' di cavi per iniziare a insomma mettere il termostato, il citofono, quelle cose lì. E quindi siamo da soli, aspettiamo papà che arrivi, Perché giusto? papà adesso Sì, tra un po' metteremo tutte le cose dentro. E mi stavo cosa dicendo, siamo un po'. io sento una bella bella aiuto e cosa a prendere la TV e portare la casa nuova Prendiamo la TV, la portiamo nella casa nuova. la bottetta Eh? beh come faccio a staccarla Stacchiamo tutti i fili e la portiamo nella casa come nuova. stacchiamo tutti i fili Ah sì, eh? quelli Sì? non si mette le luci poi attacchi i fili Sì, certo, sono nuovati. E stiamo aspettando un po' sdraiati nel letto. In verità lui secondo me vorrebbe dormire, ma non vuole dormire. Meglio così perché se no, se si addormenta adesso si sveglia stanotte alle 2 e domattina deve andare all'asilo. Mattina deve andare all'asilo perché domani iniziamo tutti i giorni ad andare all'asilo seriamente, seriamente, non fare furbo. E stasera penso che mangeremo un po' di brodo, un po' di minestrone brodo. C'è il tempo fuori, vi faccio vedere, non so se capite, ma è veramente bruttissimo. Cioè, è grigio, grigio, che è nebbia. Piove. Piove, c'è di tutto di più, quindi si sta bene a letto, chiusi in casa. Vero amore? Stamattina con la favola gianaia pioveva. Stamattina quando siamo andati da nonna Iaia pioveva, sì, esatto. Adesso piove. E no, adesso piove ancora perché sta piovendo, non smette di piovere un attimo. E niente, ho fatto una lavatrice, adesso sta asciugando nella asciugatrice, se sentite il rumore è appunto l'asciugatrice. E dopo ne volevo fare un'altra, ma ho finito il detersivo, sto mettendo da parte tutte le cose che ho finito, tutti i prodotti finiti per fare un video. Non ho mai fatto i video di cose terminate, ma insomma lo farò perché sono curiosa di farlo, ecco, quindi dirvi la mia opinione sui prodotti. Ovviamente non faccio video di prodotti terminati di cibo, insomma, non voglio. E preferisco farlo di shampoo, balsamo, creme, comunque cose per la lavatrice, per la lavastoviglie, per la casa, ma di cibo no. È vero che questo è un triangolo. Sì, sembra un triangolo. Perché È non un mi piace, voglio vulcano. le cose terminate, le scatole di cose terminate da mangiare, voglio buttarle, non voglio tenerle lì. Quindi proverò a fare anche questo video, se vediamo se vi piacciono anche questi video qua. Comunque adesso ci mettiamo un po' giù, facciamo un po' di coccole, vero? No, cosa mi fai? Così avanzati. Così abbracciati, intanto lui si pulisce, perché quando fa così si pulisce. E ecco E poi appunto. E è dopo bello facciamo la per pappa. Stasera? gli No. Stasera minestrina in occhi. brodo, va E bene? poi i Stasera capelli. facciamo le stelline, no, i capelli no, facciamo le stelline in brodo. È caduto il ciuccio, va bene. E poi. Ecco. Ecco.
sta fermo un attimo. Ecco. Non è questione di poca, è che proprio lui non sta fermo un attimo. Lui. La prima, la capanna, me l'ha fatta mettere, me l'ha fatta fare, ok? Poi dopo 40 minuti me l'ha fatta tirare via, dopo 3 minuti me l'ha fatta rifare. Cioè, vi dico solo questo. Ci vediamo dopo. Allora, mi sono tirata su dal letto perché sennò mi addormentavo, perché mi stava venendo un po' l'abbiocco, e sto iniziando a far da mangiare. Mangiamo il brodo. Quindi dopo vi faccio vedere il brodo che utilizzo, perché non l'ho fatto io, ho preso di quelle confezioni già compre. E mentre sto aspettando Lorenzo che venga a casa, ho guardato sul telefono, su internet, e ho trovato questa lampada ad anello, studio foto, flash price, 10 pollici, selfie ring light più 2 metri light stand. Vorrei provare, non costa praticamente un cavolo, perché costa 29 euro. C'è una luce LED ad anello, un alimentatore portatile, un treppiedi e un telecomando, e costa veramente una cavolata. Quindi vorrei provare a prenderla. Adesso vediamo. Comunque, adesso vi faccio vedere il brodo che utilizzo. Lo tiro fuori dal frigo, così faccio prima. Ho di due tipi, eh. Allora, vi faccio vedere questo qua, il mio brodo della Star di manzo, come fatto in casa, 100% naturale, oppure che io li vado a mescolare, perché non basta uno, siamo in tre, non basta uno, noi ci piace un sacco il brodo e quindi li metterò insieme. Però mio marito li prende sempre divisi, non prende mai due e due di tutti e due di tutti, ma ne prende uno e uno. Comunque l'altro è sempre della Star, il mio brodo di carne mista. Quindi sono buoni tutti e due, perché li ho provati tutti e due, quindi li andrò a mescolare, perché non bastano tutti e due. Sono questi qua da un litro. Sono di a un litro, però sapete che con la minestrina il brodo si assorbe molto, quindi ne andrò a mettere appunto due. E niente, stasera avevo una mezza intenzione di lavarmi i capelli. Sono puliti perché li ho lavati 2 giorni fa, sono pulitissimi, 2 o 3 giorni fa, quindi sono puliti, sono puliti, non è che se li ho lavati 3 giorni fa non sono sporchi, sono pulitissimi. Però insomma, mi stanno iniziando a esserci appena appena un po' di nodi, perché io ho un serio problema con i capelli, perché io dopo un po' a letto, mentre dormo, si formano i nodi. Io tutte le mattine quelli dietro, perché quelli davanti insomma non si formano i nodi, quelli dietro io me li spazzolo tutte le mattine, ma il giorno dopo sono di nuovo così. Comunque adesso vedo se mi fanno fare la doccia in santa pace, perché tutte le volte o Fede o mio marito insomma vengono di là e mi dicono di muovermi. Comunque vabbè, e mi laverò anche i capelli, tanto comunque faccio presto, non ci metto un'eternità. E niente, adesso ragiono sul fatto di comprare o meno questa lampada e metto il brodo. Allora, questo è il brodo, quello di carne mista. Sembra giallo fluo dalla telecamera, ma non è così. Comunque vedete, cioè, ce n'è pochissimo. E adesso vado ad aggiungere quell'altro. Ok, ho messo anche l'altro brodo di solo manzo, e insomma c'ha un colore già un po' più decente, e non vedo l'ora, ragazze, di andarmi a fare le unghie, perché così non si possono vedere. Domani ho l'appuntamento e non vedo l'ora. Mi piacerebbe farle un po' nude, vedremo. Vabbè, stiamo parlando del brodo, un po' intanto andiamo anche alle unghie, però comunque. E adesso lo accendo, lo faccio pulire e ci metto la pasta. Di questi brodi, vi faccio già la recensione, tra virgolette, subito, nel tipo prodotti finiti, perché li ho finiti, e mi trovo benissimo sia con il manzo che con la carne mista. C'è anche quello bio, che è molto buono. E mi sembra che anche quello vegetale, non l'ho provato vegetale, lo proverò perché sono curiosa, ma questi qui vanno benissimo per se non avete fatto il brodo fresco,
insomma, in queste giornate uggiose avete freddo e volete qualcosa di caldo e avete pensato al brodo, ecco, questo qua è una soluzione valida perché sono buonissimi e sono 100% naturali. Sono fatti. Il mio brodo star ha un gusto buono intenso perché lo prepariamo come faresti tu. Selezioniamo ingredienti 100% naturali, manzo, verdure e lo cuociamo a lungo e lentamente, senza conservanti, glutammato aggiunto e glutine. Questo è perfetto, intanto c'è l'asciugatrice che suona. È buono come fatto a casa, pronto in 3 semplici mosse. Agita la confezione, versa il brodo e porta ad ebollizione. Vedete, ci sono tutti questi di carne mista. Oddio, non si legge bene, di manzo, oddio, perché così di manzo? Vabbè, di manzo di nuovo, di pollo e di verdure. Aspettate che voglio andare a vedere se si vede meglio qua, perché questo è sempre di manzo, come fate? Boh, sarà diverso, sarà, non lo so. Non so perché c'è quello di manzo azzurro e quello di manzo verde. Comunque, quando vado a fare la spesa, sono curiosa di vedere cos'è. E questo qua è fatto di pollo, manzo e verdure, quindi sono il top per queste serate qua. E se non avete il brodo pronto in casa, fresco, vado a spegnere l'asciugatrice, se no mi fa una testa tanta. Allora, abbiamo queste 3 opzioni: le stelline, i visoni o i quadretti. Vediamo cosa sceglie. Scegliamo la pasta, che pasta vuoi? Allora, hai questa, scegli quella che vuoi. Vediamo. Intanto qua c'è sempre casino perché lui appena mette a posto fa di nuovo casino. Comunque. Quale scegli? Queste? Le stelline, perfetto. Mangiamo le stelline come i bimbi di 2 anni. Ok, perfetto, ma va bene perché l'importante è che piacciono a lui. Che le mangia? Te mangi le stelline col brodo? Ok, perfetto. Prendiamo questo. C'è il brodo, certo. Prendiamo queste due e andiamo a finire di farle mangiare. Vi volevo far vedere anche che siamo già in procinto di inverno intenso, perché c'ho una, due, tre e quattro. Questa qua è verde, è una coperta. E 5 la mia mantella come le vecchiette perché ho freddo e adesso il maglioncino questo qua di ciniglia, ma a volte gli metto anche la mantella. Cosa fai? Ti fai male? E Fede è sempre su Teddy. Teddy fa caldissimo e lui è sempre abbracciato a Teddy. Allora, sono in bagno, mi sono appena finita di fare la doccia. E come potete vedere i capelli non me li sono lavata. Perché? Perché Fede voleva, ha avuto un attacco di mammite, tutto in un tratto, e era qua davanti alla doccia con me e che piangeva che voleva che uscivo. Quindi ho fatto una doccia veloce e i capelli me li laverò domani sera, domani farò una treccia o qualcosa. Comunque provvederò a mettere a posto i miei capelli e domani sera me li lavo. Adesso vado di là perché Fede è molto stanco, avrà avuto quell'attacco di mammite sicuramente per quello. Domani, come vi ho detto 3563 volte, mi vado a fare le unghie e prendo anche appuntamento per le sopracciglia. Adesso mi lavo i denti e vado a addormentare un po' Fede, addormentare Fede e vado un po' a leggere. Quindi ci vediamo domani con un altro vlog. Buonanotte!